Oggi siamo qui per dire che non possiamo fare del ricordo un'occasione statica di mera e stanca consuetudine. Il ricordo del passato va collocato e alimentato oggi, nel presente. Sant'Agostino diceva che la memoria è il presente del passato, dunque la giornata della memoria serva a ricordarci che ancora oggi si consumano molte discriminazioni, grandi e piccole, di alcune delle quali spesso siamo noi ad esserne gli autori senza neppure accorgercene, quando per esempio non alziamo abbastanza la voce per opportunismo comodità, quando ci poniamo a metà del guado tra il bianco e il nero, tra l'innocenza e la colpevolezza, ed è proprio lì, in quella che gli storici sono soliti definire zona grigia, che si annida il germe della indifferenza verso l'isolato, verso il non accettato. E l'indifferenza per certi aspetti può creare più danni, può fare più male della violenza, del sopruso discriminatorio, perché contro la violenza, contro il sopruso puoi ribellarti, puoi protestare, puoi provare a reagire, magari invano, ma la ribellione, la protesta, la reazione ti rendono vivo. L'indifferenza no, l'indifferenza ti annienta, ti annulla, perché chi si gira dall'altra parte potrà sempre dirti scusa, non ti avevo visto, e tu non puoi dirgli niente, sei completamente inerme. Ed è questo che oggi ho provato a trasmettere ai tanti ragazzi presenti, e credo sia fondamentale che si riparta, o si riparta se si vuole, dalla scuola come luogo di formazione, come luogo di educazione ai valori civili e sociali. Del resto la senatrice a vita Liliana Segre, che quell'orrore lo ha vissuto e subito sulla propria pelle, non manca mai di ricordare che sono 30 anni che va nelle scuole per lasciare e lanciare un messaggio forte alle nuove generazioni contro ogni forma di discriminazione, non solo di razza, di sesso, di religione, di censo, di appartenenza sociale. E il fatto che la stessa Liliana Segre oggi, ancora oggi, sia fatta oggetto di basse e volgari insinuazioni, leggevo pochi giorni fa di alcune dichiarazioni rese nei suoi confronti da taluni politici più o meno autorevoli, ecco, rende chiara e immediata l'idea davanti a noi e ai noi di quanto occorra ancora lavorare tanto e impegnarsi seriamente sul tema.